in questo video. Guardate ragazzi, sta giocando a Pokémon Go sull'overboard. Diciamo che non potevo essere conciato peggio. Ragazzi, ho trovato il granchio clamoroso, Krabby. Gira, 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 Pokéball, bene. Ciao a tutti ragazzi, sono Yakidale e oggi siamo qui finalmente per andare a giocare a Pokémon Go. Solo che siccome sono una persona diversa, io giocherò su questo coso. L'unico problema è che tipo io abito in collina, quindi per raggiungere il primo posto piano dovremmo tipo camminare almeno 3 km, portandoci questi 10 kg sulle spalle e non sarà molto piacevole. Però io voglio giocare qua sopra. Ovviamente per fare tutto ciò ci serviranno tante belle cose, vi illustro subito il mio zaino. Ah, inizia già a essere pesante. Ho fatto 10 metri. Abbiamo ovviamente lo zaino, telefono, scotch perché serve sempre, un cerotto se dovessi farmi male, un power bank, una pozione magica che in realtà è una bottiglia di acqua e menta, degli occhiali da sole, una fionda nel caso dovessi trovare dei Pokémon selvatici nella realtà, un coltellino multifunzione, l'album dei Pokémon con tutte le carte all'interno molto molto belle, semplicemente perché porta fortuna, dei fazzoletti, cavalletto piccolo, cavalletto medio, cavalletto grandino e cavalletto gigante, bastone per i selfie, cavi per caricare tutto quanto, la mia finta GoPro e ultimo ma non ultimo ragazzi, il cappellino con il pannello solare e il ventilatore e con anche gli occhiali da sole che vengono giù così. Ok ragazzi, siamo in assetto da viaggio, come vedete con il sole il ventilatore gira e fa aria fresca, è veramente tanta roba. Mentre l'overboard l'ho agganciato qua sotto, non so se lo vedete, così faccio meno fatica a portarlo, perché ci sarà da camminare un bel po'. Adesso apro Pokémon Go. Ok, perfetto. Tra l'altro stiamo per entrare nel bosco, guardate. Moriremo tutti. Almeno qui è fresco, ragazzi. Allora, parlando del gioco, io ci ho già giocato un pochino. Come vedete, infatti, sono a livello 8. E oh mio Dio, ragazzi, abbiamo trovato subito i primi Pokémon con un gallo dietro. Parlando di cose serie, vi mostro un attimo i miei Pokémon. Sono esattamente in ordine questi qui, guardate. Guardateli un po', non è che siano troppo forti. Intanto qua non ci sono Pokémon, che pizza ragazzi. Guardate come sono proprio in mezzo al bosco ragazzi, è una cosa clamorosa. Ok, in lontananza si iniziano a vedere le palestre. E sono blu, che è una bella cosa. Perché sì ragazzi, ho scelto la squadra blu. Ci sono dei Pokémon interessanti qua vicino. Speriamo di trovarne qualcuno. Non abbiamo ancora trovato nessun Pokémon. Ok ragazzi, siamo quasi arrivati. Siamo giunti intanto su una strada, che è positiva come cosa. E tra poco dovremmo trovare tipo il primo Pokéstop. Ok ragazzi, siamo arrivati nella zona civilizzata, ho già preso questo Pokéstop ma era successo un casino quindi è crashato tutto tipo. Non ho ancora trovato Pokémon, non è possibile. Ma siamo arrivati dove ormai l'asfalto è piatto, quindi vuol dire solo una cosa. Eccolo qui ragazzi, il nostro overboard. Vediamo di salire senza farci del male. Guardate ragazzi, sta giocando a Pokémon Go sull'overboard. Prendiamo il Pokéstop, dai 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 dai. Non funziona, perché non funziona? Oh, bene bene bene, Pokéball e un uovo. Non fatelo a casa ragazzi, è pericoloso. È molto pericoloso. Però ragazzi, sta funzionando incredibile. Guardate, stiamo andando. Attenzione perché qua c'è tipo la salita ed è un problema. Ma noi siamo troppo forti. Guardate, incredibile. Ok, ci sono dei turisti che mi stanno prendendo per scemo. Diciamo che non potevo essere conciato peggio. Ok, adesso è tutto asfalto piatto. Ragazzi, guardate come filiamo. Sta passando uno dietro di me con lo scooter che mi ha guardato tipo malissimo. E vediamo se riusciamo a prendere quel Pokéstop. Ok, ci avviciniamo. Lo prendiamo. Chiesa di San Carlo, ragazzi. Tra l'altro, guardate dietro di me. Dov'è, dov'è? Dov'è San Carlone? La seconda statua più alta del mondo, ma nessuno la conosce ovviamente. Interessante, Pokéball e una Baccalampon. Ok, andiamo verso la palestra a vedere com'è. Dan 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 dan, veloce Yaki, veloce Yaki, veloce veloce Yaki. Madonna come stiamo viaggiando, incredibile. Dove lo trovate uno youtuber che vi fa una serie di Pokémon Go sull'overworld? Cioè parliamone, non mi si vede neanche la faccia tra l'altro. Allora, qua avanti dovrebbe esserci la palestra se non sbaglio, sì, eccola lì. Che figo ragazzi, sto andando sull'overboard giocando a Pokémon Go. Allora, siamo arrivati alla palestra che è blu. Io ho scelto la squadra blu fortunatamente. E il problema ragazzi è che è troppo forte, perché guardate cosa c'è dentro. Quindi purtroppo non possiamo fare praticamente niente. A quel Pokéstop là in fondo non si arriva perché è tipo in mezzo agli alberi ed è un casino. E quindi provo a usare l'aroma, l'ultimo aroma che mi è rimasto, così magari mi arrivano un po' di Pokémon. Ci sarebbe una palestra con tanti Pokéstop anche laggiù in fondo. Solo che guardate, noi siamo su questo overboard e la strada è esattamente questa qui in salita e in discesa, quindi semplicemente è un po' problematica come cosa. Intanto abbiamo trovato un Pokémon clamoroso, Orsi. Ok, vediamo se riusciamo a catturarlo così. Sì, dai, bene, catturalo veloce veloce. Ok, dai, preso. Perfetto, non mi ricordo se l'avevo già catturato, spero di no, ce l'avevo già. Vabbè, meglio che niente. Allora proviamo ad andare ancora un po' avanti, vediamo se troviamo qualche altro Pokémon. Tanto abbiamo la Roma, quindi teoricamente
teoricamente dovrebbe essere più facile, però non si sa mai. Meno male che c'è poca gente, perché sennò veramente questi qui mi prendevano per pazzo. E qui finisce l'asfalto, ovviamente non posso andare in strada perché sennò rischierei la vita. Quindi torniamo indietro. Non mi vedete tra l'altro perché sono in controluce. Comunque non credo che sia stata una delle idee migliori della mia vita, ma volevo provarci perché guardate, è fighissimo. Cioè sto giocando a Pokémon Go e intanto lo sfondo si muove. È tanta roba ragazzi, è clamoroso. Intanto ho pigiato sulla palestra per sbaglio. Credo di essere tipo il primo al mondo che fa un video di questo genere. Dai, riprendiamo questo Pokéstop. Ah, tra l'altro ragazzi, se vedete che ho il wifi è semplicemente perché ho l'altro telefono che mi fa da hotspot, perché qui non ho ancora la scheda. Non preoccupatevi, eh. Allora, abbiamo trovato un revitalizzante, una pozione e una Pokéball. Non male, direi. Ragazzi, abbiamo trovato un PJ, clamoroso, ci serve. Ci serve perché se ne troviamo un altro possiamo fare evolvere l'altro Pokémon. Dai, dai. Dai che l'abbiamo preso, ce ne vuole solo un altro e poi siamo a cavallo. Lo trasferiamo subito, via via via, dammi la caramella. Ok ragazzi, quindi sto girando, oddio mi gira la testa. Vado a piedi fino a quelle palestre laggiù e ci vediamo tra pochissimo. Ok, sono contro un muro perché tipo questo qui è dentro la casa, però non ci si può andare. È dietro di me San Francesco, lo vedete? Non si è bloccato, vero? Si è bloccato di nuovo! Si continua a bloccare sto gioco. Ok, scusate, ma ogni volta che si blocca il gioco perdo la registrazione, non so per quale ragione. Ce la possiamo fare. Qui come vedete ci sono vari Pokéstop, tipo quella cappella là in fondo. E adesso andiamo a prenderli. Alcuni li ho già presi. Non va, sì, va. Perfetto, Pokéball che ci servono. Non ci sono Pokémon vicini. Ragazzi, ho trovato il granchio, clamoroso, Krabby. Al 10 però, chi se ne frega. Vediamo se riusciamo a catturarlo. Scusate se non sto registrando, ma mi ha colto alla sprovvista, diciamo. Dai che riusciamo a catturarlo. Dai, speriamo che non crashi tutto. Preso, molto bene. Come vedete ho attivato il modulo esca in questo Pokéstop, così teoricamente dovrebbero arrivare più Pokémon. Però non arriva quello che voglio io, che cavolo, aspetterò ancora un pochino. È apparso un Venuant selvatico. Prendilo Yaki, prendilo, veloce. Ok ragazzi, sto facendo di nuovo un giro tra questi Pokéstop molto molto belli. Dai che lo prendiamo, sì, bene, un altro Caterpie. Andiamo di nuovo a quel Pokéstop. Gira, Pokéball, bene. Dai che lo prendiamo. Non bloccarti gioco, ok? Ok, gira. Dai che lo prendiamo. Sì. No, non ci credo. Allora, di nuovo, Pokéball. Ok, con calma. Dai, sei tutti noi, PJ. Sei tutti noi. Sei la nostra unica speranza, sì? Sì, preso. Prendiamo il nostro PJ, facciamo trasferimento, lo mandiamo al professore. Siete pronti ragazzi? Siete pronti? Fai evolvere. Ragazzi, si è evoluto ma non ci ha fatto vedere niente. Comunque abbiamo un Pidgeot al 370, clamoroso. Non funziona più niente ragazzi, Guardate che bello però Pidgeot, è un qualcosa di clamoroso. Quindi siamo riusciti nel nostro intento, mi tolgo anche questo cappellino orrendo. Spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando tanti mi piace. E niente ragazzi, noi ci vediamo nel prossimo video!